Le farmacie diventeranno dei veri e propri ambulatori di prossimità, dopo aver dato prova di grande efficienza durante il Covid. Il governo ha deciso di strutturarle meglio, domani ci sarà la firma del decreto, diventeranno le farmacie dei servizi. Sarà possibile vaccinarsi, sarà possibile fare più tipologie di analisi, si potrà scegliere il medico di base, fare test di telemedicina e potranno essere somministrati dei farmaci su prescrizione. Sono soltanto alcuni dei nuovi servizi. Ci sarà ovviamente adeguata formazione per i farmacisti, soprattutto per i vaccini. Ad oggi in farmacia è possibile ricevere l'anti-Covid e l'anti-influenzale. Saranno le ASL a dover autorizzare le strutture che avranno dei requisiti. Cambieranno le insegne e si darà la possibilità ai proprietari di due o più farmacie di stipulare convenzioni. Il decreto emanato dal governo è un decreto che di fatto avvicina le farmacie italiane agli standard di servizio delle farmacie europee. In Italia attendevamo da tempo l'attuazione della farmacia dei servizi, ovvero l'attuazione di norme già emanate nel 2009 che devono vedere la farmacia proprio quale punto sanitario per rispondere alle prime esigenze dei cittadini stessi che si recano in farmacia. E di fatto così viene eliminato o perlomeno si contribuisce a disinnescare l'affollamento nei pronti soccorso, così di fatto i cittadini possono, nella prossimità immediata, quale quella della farmacia, delle 20.000 farmacie italiane, possono recarsi per alcuni servizi, per avere alcune risposte alle loro esigenze di salute.